Sono molto emozionata, ero molto emozionata all'idea di fare una conferenza, mi sembra una cosa molto da adulti e quindi ho messo la giacca apposta. Comunque, al di là degli scherzi, mi sono svegliata proprio felice stamattina perché ieri ho provato una sensazione che non pensavo di poter provare mai nella vita. Mi sono proprio divertita su quel palco e spero che questo sia arrivato. È stato uno scambio, è stato un palco, è stato un live. È stato uno scambio con l'orchestra che è stata meravigliosa e col pubblico. Ho avuto la risposta del pubblico, è stato un duetto col pubblico. Io sono molto contenta. Un anno fa non avrei mai pensato di poter essere qui. Quindi grazie, grazie a voi in realtà. Io penso, ho sempre vissuto le cose negative cercando di a un certo punto di vederci un lato positivo, un lato quasi comico. Ho sempre cercato di esorcizzare tutto, perché è molto facile vedere le cose negative nella vita. Sono molto ingombranti, sono molto visibili. Ci vuole più coraggio a vedere quelle positive che stanno in mezzo. Ed è una cosa che io ho imparato a fare e spero di non dimenticarmi mai come si fa. Questo è quello che io cerco di dire con la noia. Io penso che Madame abbia 80 anni dentro di lei, forse pure io sono un pochino più grande, però a volte sono un pochino più piccola. È nata in studio questa canzone, è nata da una sessione in studio e non è nata per Sanremo, è nata proprio da questo incontro. Io non ho mai, ho sempre cercato la condivisione nella musica e le collaborazioni, soprattutto perché credo di poter imparare tantissimo, io sono all'inizio. E quando ho saputo che avrei potuto collaborare con lei, aiuto, perché io l'ho sempre stimata tantissimo ovviamente. Con lei è Dardust, tra l'altro, un altro gigante. E ci siamo conosciute in studio, dopo esserci scritte anche sui social, e mi ha colpito di lei proprio la sua anima molto forte che si percepiva, e ci siamo trovate d'accordo. Era essenziale trovarsi d'accordo per scrivere una canzone così, perché questa è una canzone che parla di un concetto, che ha un parere, ed è anche molto autobiografica, quindi mi sono anche molto fidata di lei e lei si è fidata di me. Devo dire che io spero in altre collaborazioni, perché è stata veramente una bellissima esperienza. Allora, partiamo dal fatto che io sono sempre stata abituata a suonare con dei musicisti. Io ho iniziato a suonare con la mia band a 12 anni e quindi trovarmi a suonare sul palco dell'Ariston per me era anche una cosa che mi spaventava, perché dicevo ok, sono da sola in realtà. Quando ho fatto le prove ho realizzato che in effetti avevo completamente torto, perché ho una marea di professionisti giganti insieme a me che suonano, e la cosa bella è che dalle primissime prove ho sperimentato uno scambio assurdo con loro. Ci guardavamo, sembrava una super band gigante, e quindi a parte l'onore di collaborare con loro, di suonare con loro, che tra l'altro fanno un lavoro assurdo ogni anno, è stato proprio divertente. Infatti ieri sera sul palco li andavo a cercare i loro sguardi, mi piaceva proprio questo. Rispetto qual è la seconda domanda? Certo, il ruolo immaginario in cui andare ad ascoltare la noia probabilmente è una sagra di paese, sì. Nella mia testa sì, è un paese. Io sono cresciuta al Lago Negro e la noia mi porta tanto lì. Non che al Lago Negro ci sia noi troppo, ci sono anche tanti alti e bassi, però si sente quell'odore, quell'energia, quel calore del paese. Sì. Grazie. Però io credo che la musica sia uno spazio libero e tutte le cose che ho scritto quest'anno, a volte le guardavo così tutte insieme e dicevo ma forse manca un nesso, e invece no, il nesso sono io, che mi muovo in mezzo alla musica, che mi dà milioni di possibilità, ed è per questo che lo faccio, perché è l'unico modo per sentirmi totalmente libera. Quindi no, non escludo assolutamente di cambiare un giorno, chi può dirlo? Grazie. Grazie.
Allora, intanto mia mamma l'ho chiamata dopo l'esibizione e non riusciva a parlare, piangeva soltanto ed è stato infatti il momento in cui ho pianto anch'io, ovviamente. Quindi mi sembrava felice, spero piangesse per gioia e non per delusione e tristezza. Ecco. E, la scelta di venerdì sicuramente è stata una scelta molto, molto pensata, molto difficile per me, che cerco soprattutto in questo momento di essere super rispettosa e di, scusate, e di entrare in punta di piedi sul palco. Questo è quello che voglio fare venerdì. Ci ho pensato molto, però alla fine l'unica cosa che nel mio cuore sentivo giusta era questa, quindi vediamo se il mio cuore ha ragione oppure no. Ah, è difficile per me questa domanda in realtà, perché faccio fatica ad avere una visione d'insieme rispetto a questa cosa. Io so quello che è stato il talent su di me e come mi ha aiutato a gestire tante cose, a imparare tante cose. Sicuramente se io non avessi fatto Amici magari non sarei stata così pronta ad affrontare Sanremo. È stata una grandissima scuola, perché una scuola è. Quindi, ed è anche un grande palco, anche quello di Amici. Quindi mi ha dato la possibilità di farmi conoscere da più persone. È stato sicuramente utile per arrivare qui, ma credo che la cosa più utile sia l'impegno e il lavoro, al di là della provenienza o delle esperienze fatte. Ma io sono cambiata dalla ragazzina adolescente un po' tendenzialmente triste che ero. Sono tornata invece la bambina che ero prima, super energica, super grata e super curiosa. Questo forse perché da bambina io ero sicura di essere una cantautrice, ma tipo quando avevo 3 anni io già ero sicura di questo. Poi ho avuto un po' di dubbi, ma per mille motivi, anche l'adolescenza stessa mette dubbi. E adesso che voi siete qua e mi riconoscete come tale, io mi sento al mio posto e quindi indubbiamente sono cambiata e sono molto più contenta. Ecco. E poi... Ah, giusto, scusate, io non so perché, vabbè. Prima di andare all'Ariston ieri ho avuto un piantino di sfogo, come penso sia normale, ecco, spero, e ho chiamato mia madre. E lei mi ha detto intanto di calmarmi perché non dovevo piangere così tanto, però mi ha detto tu sul palco sei a casa tua e l'ho sempre visto, perché stasera dovrebbe essere diverso. Allora io quando vedevo tutte queste voci e mi vedevo in tutte queste liste già quest'estate restavo abbastanza basita e sconvolta perché non riuscivo a capire perché. Dicevo vabbè, buono, sono contenta, però non ci credevo così tanto. Anzi, io ho iniziato a crederci il 3 di dicembre a questa cosa in realtà. E è nato tutto dopo che ho scritto La Noia. Io ho sentito La Noia, io non volevo forzare la scrittura per Sanremo. Perché non penso sia giusto forzare la scrittura in generale. Quando poi ho sentito La Noia, il provino che avevamo finito in studio, ero in macchina e ho avuto proprio una sensazione che La Noia fosse tutto quello che io potevo portare sul palco, qualcosa che mi lasciasse senza rimpianti una volta scesa dal palco. E devo dire che esperienza fatta avevo ragione in quel momento. Al di là del gusto personale o di quello che può piacere o meno, io ho l'anima in pace ad aver portato un brano così. Grazie, grazie mille. Beh, allora, credo che siano entrambe le cose. Non che la mia natura sia troppo ottimista, io sono abbastanza pessimista in realtà. Tendo ad abbassare le aspettative. Però, sì. Però sicuramente 10 anni alla fine, anche se ne ho 10 io, però tutti e 10 li ho passati praticamente a cantare sul palco, dal più piccolo palchetto al palco di Sanremo, e questo fa tanto. La cosa che mi ha insegnato probabilmente questa gavetta è stata che il mio lavoro, cerco di spiegarmi, anche se il mio lavoro non è solo un'esibizione sul palco e mostrare qualcosa che ho fatto.
Il mio lavoro è un dialogo con le persone che ho davanti e questo il live secondo me te lo insegna e ti insegna anche a guardare nel pubblico e a capire le reazioni delle persone, perché noi stiamo comunicando, non ci stiamo mostrando, è un'altra cosa. E secondo me questo mi ha aiutato tanto, perché l'Ariston è un teatro e le persone ce le hai proprio vicine e le vedi tutte quelle in platea. Forse per questa esperienza la Gavetta la ringrazio tanto.